Lavoro, salute o denaro? Amore. Hai capito? Ce l'avete una fotografia? Sì, ce l'ho, ma non riesco mica tanto bene io, però. Lo credo. No, dico, una fotografia dell'uomo che vi ama? Ma che? Me l'ha sempre promessa, ma non me l'ha mai data. E poi non mi ama. Anzi, mi sfugge. Perché? Legittima difesa. Io lo voglio. Voi dovete stregarmelo. Che cosa possiamo fare? È un lavorone, figlia mia. Qua ci vuole il doppio rito. Andate di là, buttate un'altra mille nella fontana e poi vedremo, ma sarà difficile. Avanti un altro. Prego, tocco a lei. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Lavoro, salute o amore? Danaro. E mica scema questo, o lo perdete? Io ho visto prima, nel fondo c'è un po' di torbido. Guardate, professore, guardate. Ma per guardare nel fondo ci vogliono almeno altre 2000. Sì, per sì. Guardare nel fondo. Ecco, l'acqua è ancora torbida. No, si schiarisce. Io vedo un uomo conteso da una donna nel fondo. La donna lo tiene per 3/4. Lo dicevo io, la torinese. Un momento. C'è anche un altro uomo che pensa a voi. Non ve ne siete accorti? Ma che ne so io? E ve lo dico io. C'è. Ed è molto vicino a voi. Solo che i vostri occhi non lo vedono. Non lo vedono. Ma proprio non lo vedete. Ma lasciate perdere, professore. E ditemi piuttosto che devo fare per staccarlo dall'altra donna. E che dovete fare? Filtro d'amore, ecco. 5.000. Oh, ma non è un po' caro? Che caro, i filtri sono cari. Ecco qua. Beh, ora datemelo. Che schifo. Se lo si sta morendo. Ecco, questa è una mano santa. Tanto come la mettiamo? Ma come la mettiamo? Vediamo la palla. Eccolo! Il segno premonitore, vedo! Vedo! Ma che vedete, professore? Il tuo destino, donna, è segnato. La tua felicità è legata ad un altro uomo che ha sempre pensato tanto a te, che ti è stato sempre tanto vicino, che ti è vicino. Un uomo elegante, eccezionale, per una donna eccezionale. Ma professore, non mi fate stare sulle spine. Tu soffri, donna. Ma se tu sapessi come soffre lui, lui spera molto in te. Tu sola vuoi salvarlo. Ma chi è? Ma non hai ancora capito, nannina, perché vuoi farmi questo torto? Ma con lui? Sì, anche nel petto di un mago batte il cuore di un uomo.